Adorabile cliente, ma che cazzo l'hai ordinata a fare tutta sta carne se poi la butti, no? La verdura fa bene, la verdura, i pomodori fanno bene, nel pomodoro c'è il licopene, te la devi mangiare se la ordini. Dai che c'ho la sala piena, su, che voglio, dai che me lo voglio tenere stretto sto lavoro, voglio rimanere a Panarea. Gira, devo entrare in confidenza con la tecnologia della cucina. Camionta ladra, vaffanculo. Ciao amici di Braciami Ancora! Uno degli argomenti più delicati, più discussi, più controversi di questa stagione riguarda la carenza di personale nei ristoranti e nel mondo della ristorazione. Non si trovano cuochi, non si trovano sous chef, non si trovano camerieri, non si trovano runner, non si trovano responsabili di sala, non si trovano lavapiatti, praticamente non si trova nessuna figura professionale, tanto che si lamentano tutti, dalla trattoria di paese al pub più piccolino fino agli chef stellati che si lamentano che sono loro che devono portare i piatti in sala. C'è una spiegazione, c'è un motivo, c'è una ragione specifica per cui si è arrivati alla carenza di personale? Secondo me no, non c'è un motivo preciso, c'è un mosaico di ragioni, un mosaico di motivazioni. C'è chi ad esempio dà la colpa al reddito di cittadinanza, che può essere vero ma solo in parte e secondo me solo in alcune regioni d'Italia, ma non è secondo me quella la ragione principale. C'è chi invece punta il dito contro i giovani che non hanno voglia di lavorare, e anche lì secondo me è un luogo comune. Certo, ci sarà qualcuno, qualche fannulone ci sarà senz'altro, ma non credo che generalizzando così si possa trovare la soluzione. C'è chi dice invece che la colpa è dei ristoratori, che sono tutti brutti, cattivi, truffatori e che sfruttano i poveri lavoratori. Anche lì vero in parte, anche lì altro luogo comune che va smontato. C'è poi chi dice che si lavora troppo e si guadagna poco, ed è vero, in parte è vero, perché alcune figure sono davvero pagate poco, ma di contro c'è il ristoratore che dice sì, ma se io lo pago tanto poi chiude. Sembra che non ci sia via di uscita da questo ginepraio. L'unica certezza, ragazzi, è che c'è carenza da nord a sud, sia che sia un lavoro stagionale, sia che sia un posto fisso ben retribuito che preveda, diciamo, uno sviluppo futuro e un inserimento più solido in un'azienda. Come se ne esce? Secondo me se ne potrebbe uscire se queste figure venissero pagate di più e gli venissero sottratte delle ore di lavoro. Certo, si andrebbe poi a incasinare gli equilibri della ristorazione, ma in questo momento, ragazzi, la domanda è tanta ma l'offerta è poca, e quindi in questi casi la legge dell'economia vuole che se paghi di più una figura professionale probabilmente la trovi. Oggi il video è decisamente diverso al solito, è un altro video, ho voluto fare un video diverso perché io oggi entro in una cucina di una steakhouse che ovviamente a carenza di personale. Mi rimbocco le maniche e vado a ricoprire il ruolo più umile di una brigata di cucina. Vado a fare il lavapiatti, sarò lavapiatti per un servizio. Mi trovo da Antonio il macellaio, che è una steakhouse strepitosa a Panarea, molto elegante, molto raffinata, sia la steakhouse, sia l'isola, sia la clientela che arriva. È un posto meraviglioso, lo abbiamo premiato perché ha vinto questo ristorante il nostro contest La Bistecca più buona d'Italia. Qui ho mangiato un vaglio spagnolo, ragazzi, che era una cosa strepitosa. Sono venuto qui a portargli il premio e ho chiesto a Marco, il proprietario, figlio di Antonio, fondatore di questo ristorante: Marco, mi fai lavorare un giorno in cucina? Voglio lavorare come lavapiatti, voglio capire cosa si prova ad essere l'ultima ruota del carro di questo enorme circo della ristorazione. Quindi mi vado a cambiare, andiamo dentro, vi faccio vedere la cucina e si inizia a lavorare. Basta chiacchiere. Mi sono messo la divisa dello staff, della brigata, e questo è il mio regno. Qui c'è la lavapiatti, qui ci sta il lavandino, ovviamente con la pompa, vediamo un po'. Devo capire come farla funzionare. Allora, così parte, lava bicchieri, perfetto, quella è la lavastoviglie per i bicchieri. E che Dio ce la mandi buona, mi hanno subito lasciato solo, sono fuori dalla mia zona di comfort. Io che devo fare stasera? Cucchiai, mettiamo qua. Sì, cucchiai là. Ammorbidire. Sì, per ammorbidire, ok. Poi i piatti quando arrivano che faccio? Piatti? Lavi con questa, che non usa questa. Ok. Poi metti. Metto lì. Il detersivo dov'è? Vabbè, il detersivo è qua. Cioè. Il detersivo qui non serve niente. Lui è Enrico, ragazzi, braccio destro di Marco. Che caratteristiche deve avere un lavapiatti per essere professionale, serio? Deve essere pulito. Pulito? Preciso. Preciso? E veloce. Non distruttivo. Veloce e non distruttivo, veloce. Cioè non bisogna rompere i piatti. La mia carriera da lavapiatti inizia con questo piatto.
Questo non so però se va lavato a mano o se va messo in lavastoviglie, non mi è stato detto. Enrico, dove va messo questo? Non mi vede? Allora, questo è il momento di rimanere dentro, così? Sì. Così? Posso? Dimmi. No, dimmi, che puoi. E quello a che serve? A che serve questo? Fanno sprecare tanta acqua nell'isola. Ah, fantastico, ok. Nell'isola si mette questo tappo e si mette un pochettino così si fa una passata ai piatti e se ne mette la testa. Perfetto, grazie. Ho commesso già due cappellate, ragazzi. La prima, non ho imparato l'utilizzo della lavastoviglie. Se la chiudi troppo forte, parte e non va bene perché era vuota, quindi sto sprecando acqua. La seconda, non sono stato in grado di mantenere l'acqua che mi avevano messo perché probabilmente questo l'ho messo al contrario. Allora, rimettiamolo così. L'acqua non va sprecata, bisogna avere un atteggiamento responsabile, ma la situazione sull'isola è 10 volte più delicata perché qui non c'è acqua potabile, qui l'acqua la portano con le cisterne. Fammi vedere come funziona sto coso. Tu lo alzi, vorrei romperglielo, aspettiamo un po'. Allora funziona così, se lo chiudi delicatamente non parte, se invece lo chiudi di botto parte automaticamente. Poi ci sta la lavastoviglie dei bicchieri, questa mi insegneranno ad utilizzarla. Qui sgocciola tutto, schizza, c'è stato tipo un piccolo geyser. Sono preoccupatissimo. Vabbè, mi è arrivato un altro piatto. Forse lo metto così. Forse è così. Ragazzi, ho imparato un'altra cosa. Questa va chiusa, va socchiusa. Non va lasciata aperta perché sennò va via il vapore. Grazie. Io stasera non ho la delega ai bicchieri. Cioè, mi arriva il bicchiere, lo sciacquo e te lo piazzo qua. Ma là dentro ce lo metti te. Sì. Perché? Perché li devo passare tutti. Cioè, tutti a uno a mano, sì. Te li fai te con questa pezza per levarli gli alloni. Lavoro di fino, eh. Però oggi i ritmi sono bassi, eh. Oggi praticamente è l'apertura del ristorante, un piatto, delle pezze. Vai, sciacquiamo, mettiamo questo qui sotto. Ok, si comincia a far sul serio. E le tazzine? Non mi ha detto niente sulle tazzine. No, non è questo. Le tazzine sono così. Dove vanno messe? Si prendono e si portano lì. Ah, là, asciugo e metto. No, no, c'ho i demi piattini. Ok, lì c'è l'angolo caffè, perfetto. Approfitto di un momento di buco per parlare con Mauro Romanelli della Mancini Market. Mauro, la tua azienda vende anche attrezzature anche, diciamo, quindi lavastoviglie o lavapicchieri. Perfetto, questo è l'angolo dei lavapiatti. Oggi lo sto gestendo io, sto gestendo attrezzature che hanno un costo di 1.000-2.000 euro, 2.000-4.000. Ok, che esatto. Magari può andare con un costo di 50-60 euro al mese con noleggio operativo. Perché tu potresti vendere queste attrezzature facendole pagare un po' alla volta. Senza anticipo, fissi un mese e alla fine che è il noleggio operativo che fa la tua azienda. Esatto. Ok, quindi ragazzi, se dovete rinnovare o fare ex novo l'angolo del lavapiatti, non vi volete svenare per comprare la lavastoviglie o la lavabicchieri, ma anche magari il lavandino. Ah, pure il lavandino, tutto, esatto. Tutto c'hai. E quindi contattate lui e state a cavallo, va bene? Perfetto. Io ti consiglio di andartene perché se io potrei farti una mandragata e lasciarti qui a lavare i piatti al posto. Invece no, io me ne vado. Esatto, bravo, grazie. Ed ecco il lavoro per il nostro. Benissimo, vai, lascia tutto qua, grazie caro. Buona, io me la sarei magnata. Sarei mangiata tutta. Pure questa ha lasciato il grasso. Io non so chi tu sia, ma hai lasciato la parte meglio. Madonna, che bontà. No, non l'ha lavata, l'ha lavata malissimo. Oh, poi è partita. Ok, adesso mi sento potente. Yeah. Il punto di vista del lavapiatti è interessante perché capisci la psicologia del cliente. Per esempio, capisci che questo non ci ha capito proprio niente. Ha lasciato tutto, ha lasciato. Adorabile cliente, ma che cazzo l'hai ordinata a fare tutta sta carta se poi la butti, no? Oh, questo è il cliente che ti dà soddisfazione. Chiunque tu sia, bravo. Se gli davi de pane, gli davi le scarpette, mi davi una mano. Però vabbè. Chi è? Come nomi? Enrico? Sì. Chi è qua? Qua. Ma le posate dove vanno? Le posate vanno in questa cesta, quando lo riempi un po' di più. Sì, questa va qua. Sì, tutto chiaro, grazie. Le metti qua, le butti qua sopra. Ok, e poi la cesta va qua dentro. Riempi grazie. Di nuovo questo con l'acqua e poi siete esclusi. Ah, perfetto, benissimo, grazie.
Enrico, c'ho questo cestello dei bicchieri, me lo togli dal cazzo, se no vado in merda, grazie, dai. Subito. Grazie mille. Andavo bene come lavapiatti incazzato? C'è stava uno che un altro po'. Da un mozzico pure al piatto comunque. Tutti così li volemo. Tutti decisi, tutti carnivori. 3, queste isole 2, 1. Tutto a posto! Ha detto, metti l'acqua. L'acqua, perfetto. Poi ha detto, spingi qua, la porca zozza casca. Tu spingi, va fuori, va a fare un culo. Poi se io lo alzo mi manca una mano. Aspetta. Camionta ladra, vaffanculo! Porca troia, lo so. Coglione che sono. È ripartita, porca mignotta. Se l'isola rimane senza acqua è colpa mia. Sarò responsabile. Porca troia, ladra. Ci sono più bip da mettere in questo video che in tutti quelli che ho fatto in 5 anni di canale. Porca di mignotta. Poi ti lasciano completamente solo, ammucchiano, ammucchiano. C'è una parola di conforto, zitto e lava, botte, schiaffoni, che vita di merda, gente che corre, gente, oggi una sera tranquilla, pensa a Ferragosto, oh quanti coperti fai da Ferragosto? Ti sentivano proprio, santo quanto brucia, non brucia, non brucia, no, brucia, no, brucia sì, vaffanculo, brucia. Ma la luce, come, quando è che è finito? La luce come deve essere? Vabbè, questa, quando questa è sempre accesa. Quando questa si accende, ha finito. Perché prima non si era accesa, ho aperto e tu c'era schiuma, acqua bollente, vado su. Dove è Marco? Io non l'ho guardato. Tu non la guardi, tu vai a occhio, vai a orecchio, vai. E tu sei avanti, sei. Quelli là. Questi vanno lì. Questi? Piattini per fare i caffè, sì. Perché quando mette con un olio non vanno messi, no, perché ho sbagliato, lo devo mettere là, ho sbagliato, poi arriva puzza di no, puzza, ah, c'hai ragione, no, però non puzzano, ve lo assicuro, non puzzano. Ok, andiamo, ricarichiamo questo. Ok, coperchi dritti. Allora qui ragazzi ve lo dico io come sta andando, hanno capito l'antifona, hanno capito che se vado da solo questi vanno a casa fra 2 ore e sono venuti in soccorso. I dolci sono antipatici da lavare, perché se li mette qua rischi. Il cioccolato, ho scoperto, si azzecca, si attacca al piatto come una moglie. Trac! Mi sento Cristiano Ronaldo quando butto giù quella roba. Bene, sono le 23:45, praticamente io ho fatto 4 ore piene di servizio, mi ha detto bene perché oggi i coperti sono stati una trentina, quindi tutto sommato c'è stato giusto qualche momento di tensione, però la serata l'ho portata a casa. Allora, è stato un lavoro, cioè sicuramente ragazzi è un lavoro faticoso fare il lavapiatti, però è un ingranaggio utile della cucina. È un lavoro ragazzi dove ci si fa fondamentalmente il culo, perché se lavano i piatti insomma non è che ci vuole chissà quale approccio intellettuale, però è un lavoro utile, è un lavoro dignitoso che se fatto con serietà fa girare bene una cucina, un'intera brigata, e fa girare bene un ristorante, permette al ristorante ragazzi di non andare in merda ad esempio con i piatti che non ci sono, con la carenza di piatti. Questa è anche una cucina bella larga, ci sono cucine molto più strette. Quanto prende un lavapiatti? La media va dagli 800 ai 1500 euro al mese in base a vari parametri, in base ai servizi, in base alle ore, in base se fai la stagione o no, se fai la trasferta o meno. E credo di avervi detto tutto, il video ragazzi si conclude qui, volevo fare un video diverso, volevo entrare fisicamente in una cucina, in una steakhouse, grazie a Antonio Macellaio qui a Panera che mi ha permesso di fare questa esperienza. Credo di avervi detto tutto ragazzi, questa volta il mortacci quante volte non c'è stato, grazie ai miei compagni di brigata che mi hanno aiutato a portare a compimento questa giornata, ditemi che ne pensate di questo lavoro, di questi ruoli, un abbraccio ragazzi e che pace sia con voi, ciao! Oh grande, grazie mille, sei stato grande, sei stato bravo, grazie mille, numero 1, Champions League, grazie, ciao, sono stato, ciao.